Allora, sono qua in Google Sheet, ok, Google Fogli, e ho sempre la DIN 6935, però l'ho personalizzata. L'ho personalizzata aggiungendo una specie di coefficiente, ok? Perché se non dovessero tornarmi i conti in modo abbastanza preciso, a questo punto ho previsto questo coefficiente che va dentro la V, ok? Che entra dentro il K e entra dentro la V. A questo punto, naturalmente, modificando, però è molto sensibile, ok? Dunque devo magari farlo molto poco, nel senso, magari vediamo un attimo, adesso se modifico 005 qua cambia qualcosina, ecco. Andiamo a vedere se faccio 001, qui cambia già qualcosa in più, e vediamo 005 e qui cambia più di un millimetro. Dunque, ecco, una cosa abbastanza che va sul centesimo, ok, 5 centesimi, e vediamo qua 0,95. A questo punto sviluppo 0,29, ah, perché ho fatto 1, devo mettere virgola, perché se no 1,05, ok, e questo qui, ah, 1,05 l'avevo già fatto, 0,95, ok, e cambia lì. Dunque, ecco, stare in questo ordine, però io, se lo sviluppo, naturalmente seguendo la DIN 6935, faccio un calcolo, la DIN è un pochino, diciamo, in base magari potrebbe essere un coefficiente, modifica, l'ho chiamato modifica, in base al tipo di materiale, ecco, si potrebbe vedere anche in questo modo qua, tipo di materiale o tipo di processo, ecco, si potrebbe vedere in questo modo. Comunque, naturalmente io sono andato un po' a occhio posizionando questo coefficiente nella formula del V e della formula del K, ok, però adesso vedrò se riesco a ottenere qualcosa. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.